di stasera è un po' introduttiva e competeva a me, potremmo fare una introduzione grosso modo almeno su quelle che sono le direttrici un pochino della storia del sogno in Occidente. È chiaro che il tema del sogno è un tema vastissimo, coincide con la storia dell'umanità in qualche modo. E quindi volevo in 40 minuti, se ci riuscivo, introdurre il tema del sogno, focalizzando in particolare l'attenzione su alcuni testi che leggeremo insieme e che proverò a commentare. In particolare su uno ci soffermeremo di più, ed è un articolo di Tommaso che dedica esplicitamente proprio il tema sogno e profezia. Dopo lascio la parola a Enrico, che introdurrà in qualche modo anche il tema del sogno dal suo punto di vista, e penso che alcune tematiche le riprenderai poi la volta prossima con Lorenzo. Allora, vi ho dato la dispensa in cui ho provato a sintetizzare grosso modo cosa è successo, diciamo, dalla nascita della filosofia, in qualche modo anche prima, fino ad oggi, a livello di evoluzione nel concetto di sogno. Vi premetto che, chiaramente, parlando di un tema così grosso, in 40 minuti, per forza deve essere abbastanza tagliare le cose molto con l'accetta, però un'introduzione è un'introduzione, è un invito ad approfondire le cose poi ulteriormente. Allora, sostanzialmente in Occidente ci sono due grosse correnti sul tema del sogno, su che cos'è un sogno. C'è una corrente che tocca sia la filosofia che anche la letteratura in qualche modo, che afferma il carattere soprannaturale del sogno, quindi il sogno viene in qualche modo collegato a una dimensione soprannaturale in cui l'uomo entra in contatto con qualcosa superiore a se stesso. C'è questo il Dio, una divinità, un qualcosa sicuramente superiore alla natura. Il sogno è uno stato in cui avvengono cose che sono fuori dall'ordinario. Ed è per eccellenza considerato il luogo per rivelazioni soprannaturali. Questo era presentissimo già nelle culture dell'Antico Egitto, dove c'è un papiro proprio che è proprio sull'interpretazione dei sogni. È presente anche in qualche modo nella cultura greca, in Omero c'è questo aspetto. Artemidoro, un altro grande, diciamo, letterato, filosofo, che ha in qualche modo cavalcato questa corrente. C'è un'altra corrente che afferma invece che il sogno è legato a dei processi in qualche modo fisiologici. Quindi c'è chi vede il sogno come luogo di rivelazioni soprannaturali, in cui in qualche modo il divino ci rivela qualcosa, e c'è invece chi afferma che il sogno è il luogo in cui accadono dei processi legati alla nostra in qualche modo fisiologia. Quindi sono due interpretazioni molto chiaramente molto diverse. Ecco, possiamo dire che nella grecità in qualche modo convivono questi due aspetti. C'è chi vede il sogno un luogo di relazioni soprannaturali e c'è chi invece legge il sogno come il luogo in cui accadono dei processi fisiologici. Il filosofo per eccellenza che considera il sogno come luogo in cui si manifestano dei processi fisiologici particolari è Aristotele. Chiaramente chi aderisce a questa seconda interpretazione del sogno di solito nega in modo reciso che il sogno abbia un carattere profetico, cioè, mentre chi pensa che sia il luogo di rivelazioni soprannaturali può anche pensare che il sogno abbia un carattere profetico, quindi nel sogno ci viene rivelato il futuro. Chi invece afferma il sogno è, diciamo, lo studiano come la manifestazione di processi fisiologici, tende a negare questa seconda dimensione. Io nelle dispense vi ho messo un testo di Aristotele che vale la pena che leggiamo insieme. Aristotele ha dedicato tre opere al sogno: il sogno e la verità, dei sogni e la divinazione nei sogni. Questo testo è proprio tratto da Aristotele. Io ho cercato di mettere insieme una dispensa che fosse anche un piccolo vademecum per chi vuole approfondire 3-4 concetti fondamentali, provavo a dirveli in un lasso di tempo così ristretto. Questo è proprio l'inizio, no? Della divinazione dei sogni in Aristotele, che vi ho messo anche nella bibliografia minima. Se uno vuole leggere qualcosa sulle tematiche e approfondirle che abbiamo parlato stasera, può leggersi quei libri che vi ho citato, poi magari
che vi faccio anche girare tra di voi. Il testo è molto interessante, è proprio l'inizio di questo tariffa, molto, molto bello. Dice Aristotele: quanto alla divinazione che si ha nel sonno, non è facile né disdegnarla né accettarla. Il fatto che tutti o molti suppongono che i sogni contengono un qualche significato merita un certo credito, perché si fonda sull'esperienza. E non è incredibile che in certi casi ci sia una divinazione nei sogni. Vedete, qua si vede molto bene come Aristotele di solito procede, parte dall'esperienza. Tra l'altro questo testo qua ricava in qualche modo il testo di Nolan, che avevamo visto anche alla fine della conferenza, perché anche Nolan con Inception ha detto: io sono partito dalla mia esperienza dei sogni. Sono simili. L'esperienza dei sogni, qualcuno dice che c'è divinazione, siccome ce lo dice l'esperienza, la cosa la prendo sul serio. Così di solito procede Aristotele, proprio parte da un dato non empirico in questo caso qua, però di, lui lo chiama doxa, no? Opinione, no? Si dice che, siccome esperienza, vale la pena rifletterci sopra. Infatti dice: non è incredibile che in certi casi ci sia una divinazione nei sogni. Poi però continua, dice: ciò ha una qualche ragionevolezza e pertanto si potrebbe credere che sia lo stesso anche per gli altri sogni. Cioè, potrebbero essere più di uno, non solo quelli che ci dicono l'esperienza, qualcuno che ha detto: ho avuto una rivelazione, o sono una proprietà di sogni. Magari ce ne sono anche altri sogni di questo tipo qua. Potrebbe essere più di quelli che abbiamo sentito. Poi prosegue con un'affermazione molto importante, soprattutto quella dopo, e dice: ma poiché non si vede nessuna causa logica per cui questo dovrebbe avvenire, si cade nello scetticismo. Dice Aristotele: beh, c'è chi sogna, qualcuno dice che ha avuto delle rivelazioni profetiche, prendiamolo sul serio, potrebbero essere anche più di una, però quando noi ci chiediamo qual è la causa della rivelazione profetica, non è facile capire quale sia la causa della rivelazione profetica. Se non trovi la causa, cadi nello scetticismo, cioè tende a dire che è una balla che ci sono delle rivelazioni profetiche nei sogni. L'esperienza ci dice che ci sono. Il filosofo deve dire: ma c'è una causa di questo? Se non c'è, vuol dire che l'esperienza in questo caso non è fondata filosoficamente. E dice dopo, questa è la frase decisiva di Aristotele secondo me: e in effetti, a parte altre illogicità, che sia Dio a mandare tali sogni e non agli uomini migliori e più saggi, ma, scusate, al primo venuto, è assurdo. Una volta scartata la causa divina, nessuna delle altre appare logica. Cosa dice in questo passaggio Aristotele? Dice: l'esperienza ci dice che qualcuno ha avuto delle rivelazioni. Prendiamola seriamente. Sembra però che se non troviamo una causa, questa è una balla. E dice: qual è la causa più logica del fatto che ci siano rivelazioni profetiche? Il fatto che sia Dio a fare, Dio è scritto in minuscolo, in Aristotele io l'ho riportato in minuscolo, il fatto che sia Dio a fare delle rivelazioni profetiche. Se è vero che ci sono, la causa più logica di tutte qual è che sia Dio che rivela qualcosa, no? Giusto? Se ci sono, noi tutti pensiamo quello, non è che... Questa è... Però dice Aristotele: però questo è impossibile che avvenga. Cioè è impossibile che sia vero che Dio riveli nel sonno, che faccia nel sonno delle rivelazioni profetiche. Perché? Interessante il perché. Perché Dio è assurdo che faccia queste rivelazioni anche ai meno saggi. Anche i meno saggi, cioè siccome anche i meno saggi dicono di aver avuto delle rivelazioni profetiche, l'esperienza ce lo dice, vediamo il caso, la causa più ragionevole è che sia Dio. Questo però è impossibile, perché Dio non può aver fatto queste rivelazioni ai meno saggi. Quando dice questo, dice: a parte altre logicità, che sia Dio a mandare tali sogni e non agli uomini migliori
e più saggi, è assurdo. Che sia Dio mandare queste rivelazioni ai meno saggi è assurdo, è impossibile. Quindi viene scartata la causa che per eccellenza ci faceva pensare che potrebbero esserci rivelazioni profetiche. Cioè qua si respira l'aristocraticità del pensiero greco. Cioè se lo fai solo i più saggi intelligenti ci posso anche stare. Siccome lo fanno anche agli umili, questo non può. Ma agli umili o ai meno saggi? Ai meno saggi, ai non più saggi. Sì, diciamo, lui lo usa con linguaggio. Ma non si tratta di intelligenza o non intelligenza. Qua proprio si data dai sapienti, quelli che sanno, non. Per i greci, i filosofi erano quelli che coltivavano la vita contemplativa, no? Quelli che studiavano dalla mattina alla sera. Quelli erano i saggi, che non è che fossero più intelligenti, strettamente parlando, no? Come i romani, quelli che non studiavano, non erano saggi, e quindi viene scartato proprio questo posto. Avete capito il passaggio abbastanza semplice? Divinazione intende proprio lui, soltanto riferirsi a ciò che può succedere nel futuro o anche delle illuminazioni particolari? Anche delle illuminazioni, però siccome il tema è la profezia, certo. Però è soprattutto divinazione, vorrebbe essere il futuro. Quindi questo testo, che è l'incipit della divinazione dei sogni, ci fa respirare sia il metodo aristotelico in un certo, in modo palpabile, e anche poi la sua aristocraticità. Comunque nel pensiero greco, diciamo nella cultura greca, in qualche modo queste due anime convivono, no? Ce n'è una che dice di no, non c'è profezia, l'altra che dice sì, nei sogni ci sono rivelazioni. Dopo, diciamo, questo discorso prosegue sia nel tardo antico che con la cultura cristiana. Con la cultura cristiana c'è una decisa affermazione giudaico-cristiana, ecco, non solo cristiano, giudaico-cristiano, una decisa affermazione del valore della rivelazione divina all'interno dei sogni. Tutti noi ricordiamo, almeno penso all'episodio di Giuseppe, no, che interpreta prima i sogni di un ufficiale del faraone e poi dopo i sogni del faraone stesso, il faraone che sogna le sette vacche magre, le sette vacche grasse, e Giuseppe che aveva appena interpretato il sogno dell'ufficiale del faraone, l'ufficiale aveva detto al faraone di guarda, c'è uno che è veramente in gamba per interpretare i sogni. Però interpretarli, non a prevedere il futuro, interpretarli, ragazzi. Lui era bravo a interpretarli, però era Dio che aveva rivelato il faraone il futuro. Cioè Dio al faraone aveva mandato il sogno delle sette vacche magre e grasse, no? E lui gli dice, guarda, vuol dire che c'hai sette anni di magra, si dice ancora adesso, non è sette anni di vacche grasse. Quindi se nei sette anni di vacche grasse si metti via la roba, ci salti fuori, altrimenti poi tutti i fatti, no? Quindi diciamo, nella cultura già giudaica, cioè, ma poi sono tantissime, io vi ho detto quella di Giuseppe perché forse c'è stato anche un po' il film, una figura molto bella da ricordare. Anche Dio, quando ad Abramo dice di lasciare e che avrà una moltitudine numerosa, glielo rivela un sogno. Così sarà, no? Nel cristianesimo, anche qua tanti episodi, pensiamo solamente quando l'angelo si manifesta a Giuseppe in sogno per dire non ripudiare Maria. Anche quello si rivela in sogno, quindi qua c'è una, in questo caso non rivelazione profetica, ma in qualche modo un intervento divino all'interno dei sogni. E quando Dio dice ai magi, sempre in sogno, di mandare Erode, quando Dio dice a Giuseppe, sempre in sogno, andare in Egitto, sono tantissimi gli episodi. Insomma, nella cultura cristiana il sogno come luogo di rivelazione divina e anche di manifestazione di eventi futuri è assodato, e tra altre cose, in questo caso qua possiamo dire anche gli umili. Soprattutto dei magi, però anche agli umani. E nel tardo antico, grosso modo, predomina un po' l'idea che nei sogni si abbiano in qualche modo delle rivelazioni divine e profetiche. Questo è un discorso che viene fatto fino a un certo punto. Io vi ho citato, se non ricordo male, una piccola tabella del tardo antico dove ho citato in particolare Macrobio, che è un autore neoplatonico
del IV secolo, molto importante, che commenta un'opera importantissima nella storia del sogno, che è il Somnium Scipionis. Somnium Scipionis è l'ultimo libro, direi, della Repubblica di Cicerone, in cui Cicerone narra come al nipote di Scipione, l'africano, appare in sonno lo zio, Scipione l'africano, e gli rivela cosa accadrà in futuro e cosa deve fare. Questa è un'opera che nel Medioevo è commentatissima ed è proprio diffusissima e commentata da Sant'Agostino, da Macrobio, contato che aveva una grandissima fortuna, Somnium Scipionis. Ecco, in questo commento Macrobio ve l'ho voluto mettere perché praticamente fa una classificazione dei sogni in base proprio al grado di verità. Ecco, la cosa interessante è che, lo dicevo anche l'altra volta al Cinema Vittoria, è che tendenzialmente il sogno non è mai visto come qualcosa di falso, anzi è visto tendenzialmente fino a una certa cultura come qualcosa di vero, e all'interno del sogno si danno diverse gradazioni di verità. Macrobio considera l'oraculum, diciamo il sogno che ha il massimo grado di verità, perché è una rivelazione proprio esplicita da un altro mondo. C'è la visio, che è un grado leggermente inferiore, perché rivela solamente, non tanto verità divine, tipo non so, l'Apocalisse di San Giovanni, no? Quanto eventi mondani che potrebbero accadere in futuro. Chi vincerà le elezioni, non c'è questo, però un evento mondano, però è sempre una rivelazione divina. Quello è l'incubo. In ogni caso è l'incubo, ma di sotto l'incubo della verità. Poi c'è il somnium, lui lo considera somnium, è un po' un... somnium è sogno, tecnicamente, però diciamo sono i sogni normali, sono un po' i sogni normali, che sono un po' una via di mezzo tra i sogni di rivelazione soprannaturali e i sogni meno significativi. Poi c'è il visum, che è il visum, che in realtà è un incubo sostanzialmente, però lui lo appella con questa parola latina, e l'insomnium, che invece è un dormiveglia diciamo inquieto, in cui soprattutto quello che fa preso sono le preoccupazioni quotidiane magari che vissuto nel giorno. Quindi c'è una gradazione. La cosa interessante, devo stare un attimo chiaramente nel superficiale, non possiamo andarci dentro, perché se uno ci vuole andare dentro c'è questo bellissimo libro che è Sogno del Medioevo, questo veramente bello qua, in cui vengono esaminate tutte queste questioni. E la cosa interessante è appunto la gradazione di verità dei sogni. Ci sono tantissimi autori che fanno tantissime classificazioni e con tantissime interpretazioni e quant'altro, però diciamo comune è un pochino la classificazione in base anche un po' al grado di verità, che si ritrova in Calcidio e anche in Sant'Agostino, ma ve l'ho messo di fianco, che chiamano i sogni di Macrobio con delle parole leggermente diverse. Predomina il fatto che sì, nei sogni c'è rivelazione protetta, c'è rivelazione divina nel caso in cui. Quindi, se nella Grecità convivevano due filoni, nel tardo antico predomina il primo come dimensione soprannaturale, a scapito del secondo, abbastanza a scapito del secondo. Ecco, nel Medioevo, nella cultura medievale, che ha il suo apice, possiamo dire, citato per il XII e XIII secolo, ecco, io l'ho chiamata la cultura della sintesi, perché qua, come vedremo nel testo di San Tommaso, che lo vediamo dopo, ovviamente l'ho legato dopo, ecco, riescono i medievali, perché questo è il medioevo, secondo me, proprio la sintesi delle cose che sembrano contrapposte, ma tali non sono, a in qualche modo unire tutte queste distanze in un'unica concezione, riescono a tematizzare entrambi gli aspetti. L'aspetto più aristotelico, perché Tommaso è chiaramente aristotelico, in cui vedete è stato tranciante Aristotele sulla dimensione dei sogni, e l'aspetto invece più, diciamo, religioso, possiamo dire, che era proprio anche della cultura chiaramente cristiana, che Tommaso non poteva evidentemente ignorare.
Ecco, sul Rinascimento, sono sempre un secolo in qualche modo di un periodo di transizione in cui questo bel libro, che è quello di Mancia, anche questo Breve Storia del Sogno, che ve lo consiglio, ve l'ho citato in biografia, dice, sono soprattutto le domande nuove che vengono poste dagli uomini rinascimentali per arrivare poi alla modernità. Vorrei fare soprattutto bene, se riusciamo, Tommaso e qualche testo dei moderni, in cui assistiamo a una netta separazione delle due, diciamo, delle due correnti, a tutto discapito della prima. Mentre nella Grecia città conviveva nel Medioevo fa la sintesi, nella modernità viene eliminata la prima sostanzialmente e viene ritenuta valida solo la seconda, cioè il sogno viene sempre visto essenzialmente, tendenzialmente, come qualcosa di privato. È quello che viviamo anche noi. Per noi il sogno è qualcosa assolutamente di privato, in cui gioca il nostro inconscio, è il prodotto del nostro inconscio, conosciamo il nostro inconscio, ed è tutto un qualcosa che si svolge all'interno di processi o psichici, o fisiologici, tutti interni al nostro sistema, in qualche modo. Non c'è un'apertura verso le relazioni esterne nella cultura moderna. E questo inizia con Cartesio, che però io volevo esaminare dopo il testo di Cartesio, perché è il testo celebre di Cartesio, quello in cui lui sostanzialmente dice che non c'è la possibilità di distinguere il sogno dalla veglia. Un testo molto importante, che abbiamo parlato anche in questa serata con Matrix, senz'altro, e con Inception anche pure, ma questo lo volevo vedere dopo. Cartesio dice così. Sì. Ma non lo risolve col codice o lo. Sì, vabbè. Ma dopo lo. Dopo lo leggiamo proprio, l'ho riportato. E invece, chiaramente, una figura importantissima per l'interpretazione dei sogni è chiaramente Freud, che alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, scrive l'interpretazione dei sogni, di cui io vi ho portato tre testi. Dunque, vi premetto subito che io non sono assolutamente un conoscitore di Freud e quindi cerco di parlarne con il massimo rispetto di un autore che conosco poco, perché è un autore complesso, non ho fatto studi di psichiatria e di psicologia e quindi non è il mio campo. Ecco, però ho voluto citarvi alcuni brani dell'interpretazione dei sogni perché mi sembravano abbastanza significativi e anche abbastanza comprensibili. Tra l'altro Freud scrive benissimo, è veramente una scrittura, un bravo austriaco di Finis Austria, è veramente una scrittura fantastica proprio come scrittore. E ho cercato di mettere alcuni testi che mi sembrava che catturassero un pochino la grande novità che ha portato comunque proprio all'interno del pensiero. Allora, dice, il primo testo riprende in qualche modo quello che vi ho detto io, dice Freud. La concezione preistorica dei sogni è senza dubbio, nella vostra dispensa, riecheggiata nell'atteggiamento verso i sogni avuto dai popoli dell'antichità classica. Essa si basava sul presupposto che i sogni fossero connessi con il mondo degli esseri sovrumani, nel quale si credeva che ci fossero rivelazioni fatte dagli dèi. È la prima grande filone di lettura dei sogni. I sogni sono i luoghi in cui si rivelano gli dèi, dice Freud. In Aristotele invece, lo cita spesso tra l'altro Freud e Aristotele, con grande rispetto, sì, assolutamente. In Aristotele invece, esso non deriva da una rivelazione soprannaturale, ma segue le leggi dello spirito umano. Sono le due grandi correnti che ho detto prima, che anche Freud in qualche modo rivede nella sua grande lettura riguardo all'interpretazione dei sogni. Ecco, quello che afferma decisamente Freud è una novità, da questo punto di vista, nell'indagine scientifica dei sogni, il secondo testo, ci basiamo sul presupposto che essi siano il prodotto della nostra attività psichica. Cioè, mentre Aristotele aveva legato i sogni e anche tutti gli autori precedenti soprattutto all'attività sensibile, nel senso che per Aristotele, per tutti gli autori, quasi tutti, c'è qualche eccezione, c'è un
romano, ad esempio nel Medioevo, che invece sembra che stia un po' percorrendo Freud, però sono più delle eccezioni, ecco. Cioè Aristotele cosa diceva? Noi i sogni sono il prodotto della nostra facoltà immaginativa. Noi se chiudiamo gli occhi ci possiamo immaginare le cose, no? Ci immaginiamo. No? Aristotele legava i sogni soprattutto alla facoltà dell'immaginazione e pensava che in qualche modo durante il sonno, diciamo, la sensibilità in qualche modo continuava, pur non essendo attiva, a produrre sensazioni sulla fantasia, la quale agiva in un certo modo, in modo strano e quant'altro. Quindi diceva che i sogni erano un po' simili a uno specchio d'acqua, in cui se lo specchio d'acqua era completamente piatto non succedeva niente, non sognavi. Se era troppo agitato non sognavi per eccesso di sollecitazione. Quindi diceva, quando uno mangia molto, Aristotele, ha una follia di spirito in tutto il corpo, per cui è talmente vorticoso quello che accade nella fantasia che non sogni perché non si capisce niente, no? Invece quando mangi moderatamente, dormi bene, la fantasia viene sollecitata dagli organi interni che continuano a produrre sollecitazioni su questa e hai la produzione di immagini che sono in qualche modo comprensibili, no? Questo Aristotele si fermava lì, non c'è nulla di... è legato alla parte, diciamo, bassa della conoscenza, della fantasia. Invece Freud lo lega alla parte alta della conoscenza, cioè alla psiche, all'inconscio. Quindi siamo già a un livello in cui siamo a un livello di arricchimento del sogno nella parte psichica, no? Quindi dell'inconscio. Ecco, Freud produce proprio questa novità all'interno dell'interpretazione dei sogni. È sempre interna, ma legata alla nostra psiche. La psiche è lì, adesso non dice assolutamente intelletto Aristotele, però la facoltà ancora più nobile, non la lega alla fantasia. Infatti dice il sogno è la realizzazione di un desiderio, cioè per Freud i sogni si realizzano i nostri desideri. Il desiderio è qualcosa che non appartiene alla fantasia o ai sensi, ma alla nostra psicologia. Ma non riesco a capire. Che sogniamo anche da sé. Non riesco a capire la differenza. No, nel senso, per me il desiderio appartiene alla mia immaginazione. Non riesco a capire la differenza. No, il desiderio appartiene non solo a tua immaginazione, cioè tu con l'immaginazione produci delle immagini, non è che desideri con l'immaginazione, tu desideri con la tua volontà. Un desiderio con l'immaginazione, un desiderio con la volontà. Sì, cioè se io voglio una cosa, non è che, cioè, un conto è immaginare una cosa, no? Un conto è modificare una cosa. Sì, ma se vuoi una cosa impossibile, che non si realizzerà mai, come è il sogno, la immagini. Sì, non ma no, ma la vuoi, cioè diciamo, te la raffiguri con l'immaginazione. Certo. Te la raffiguri, ma la vuoi. Io mi posso raffigurare una cosa che è negativa, no? Non la voglio. Cioè tu con l'immaginazione ti puoi raffigurare che muori. Che è proprio un esempio così. Però non è che desideri di morire, no? Cioè quello che vuole dire è che è la volontà che muove l'immaginazione. L'immaginazione è potremmo dire un prodotto della volontà. Cioè, diciamo, l'erotismo in questo senso, giusto per entrare in una dimensione meno... Per Freud e Rossetta, l'erotismo è, cioè questo fiorire dell'immaginazione è mosso dal desiderio, cioè io mi do a delle fantasie erotiche perché costruisco delle fantasie erotiche perché è il mio desiderio. È l'ego che muove il desiderio. Sì, diciamo, però non so se ti ho convinto. Le spiegazioni un po' capito. Scusa, però tu c'è l'inconscio, allora non è la volontà che muove il desiderio. No, è il desiderio, è la realizzazione di un desiderio che in qualche modo è legato all'inconscio. È una facoltà più nobile, hai capito? La volontà poi si indirizza ovviamente nel confronto del desiderio, così sicuro, però non è la volontà che produce il desiderio. No, il desiderio è qualcosa che è prodotto. Adesso Freud non usa la parola volontà e quant'altro, eh? Però quando fa gli esempi del sogno in cui dice che lui nel quotidiano ha avuto certe esperienze per cui desiderava una cosa e nel sogno l'ha vista realizzata, quando era nel quotidiano quella cosa che desiderava vedere, desiderava chiaramente non con l'inconscio ma con la volontà. Poi di notte l'inconscio è ancora dentro e produce il sogno che è la realizzazione di un desiderio. Lui fa tutta poi un'interpretazione molto, come dire, cioè dedica 800 pagine a spiegare come si interpretano i sogni. Sì,
Sì, comunque secondo me il desiderio e l'immaginazione sono legatissimi. Sono legatissimi, sono diversi. Sì, sì, è una differenza proprio sottile. Cioè, per me sono molto legati. Sì, sì, il desiderio io quasi sempre lo immagino. Assolutamente sì, ma tu quello che immagini non sempre lo desideri. Questa è la descrizione. Quello che desideri lo immagini sempre, sono d'accordo, ma non è vero che tutto quello che immagini lo desideri. Sì, per questo sono diversi. Hai capito la distinzione? Sì, sì. Comunque è vero quello che dici, quello che desidero lo immagini tu sempre. Però, ti ripeto, puoi anche immaginare cose brutte. Quindi sono facoltà distinte. No? È l'incubo, per esempio. L'incubo lo immagini ma non lo desideri. Restando sempre all'interno di una dimensione aristotelica, il rapporto che c'è tra desiderio e immagine potrebbe essere assunto dall'idea del rapporto che c'è fra causa ed effetto. Il desiderio è la causa, l'immagine è in qualche modo l'effetto del mio desiderio. In quel senso c'è sicuramente un legame. È ovvio che le cose, come diceva Claudio, giustamente sono distinte perché un conto è una causa e un conto è un effetto. È ovvio che c'è un rapporto, però non sono la stessa cosa. Poi, questa è proprio la frase finale di Freud, adesso, questa è l'ultima frase di Freud. E dice, Freud, è il valore del sogno per la conoscenza del futuro? Naturalmente non è il caso di porsi il problema. Bisognerebbe dire piuttosto per la conoscenza del passato, perché è dal passato che deriva il sogno, in ogni senso. È certamente vero che l'antica credenza sul sogno profetico non è completamente priva di verità. Il sogno, mentre ci rappresenta il desiderio come realizzato, ci porta verso il futuro. Ma questo futuro che il sognatore considera presente è modellato dal desiderio indistruttibile a immagine di quel passato. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro. Dice, il sogno come profezia balle. Ecco, questo secondo me è significativo perché adesso, ripeto, con rispetto per Freud e la mia ignoranza su Freud, però non è il modo di sistemare la questione, questa cosa dal punto di vista filosofico. Qua invece posso dire da filosofo questo. non vogliamoci neanche il problema, è perché è proprio il divieto di fare domande tipico della modernità. Cioè, certe domande non bisogna neanche porsi. Perché qua è incredibile. Naturalmente non è il caso di porre il problema come. Cioè per 1200 anni ci ha ripetuto sopra, invece adesso quindi questo è significativo proprio come sia Tranchant, come in modo anche strano, perché invece come autore non è per niente un autore che sia così lento, assolutamente. Qua è un pochino. Ma secondo me anche dell'illusione. Beh, insomma, non voglio fare cosa. Nel senso che secondo me lui dice, dal suo punto di vista, io non me lo pongo neanche perché non ci vedo proprio, e sì, sì. Lui viene da tutto un altro tipo di esperienza, perché dice che il sogno è da parte del passato. Certo. Quindi con lui va benissimo. Non è un atteggiamento da intellettuale, però potrei dire io maliziosamente. Da questo punto di vista sì, però per quello che lui ha scritto, che è già arrivata alla pagina 741, però l'ho spiegato che non certo, c'è. Certo. No, diciamo che sì, è vero quello che dici, ma non basta. È chiaro che se una posizione è riduttiva delle conclusioni, magari le mie conclusioni dicono che là sono tutte balle, no? Ma quello non è che vuol dire che sono tutte balle. Magari forse il problema se lo poteva anche porre, secondo me. Comunque al di là di questo, che secondo me è lo stesso interessante, il collegamento è significativo, lui dice cioè, il sogno è soprattutto legato al passato, perché è un desiderio che in qualche modo il sogno porta a realizzare, e può incidere sul futuro, perché da questo poi possono derivare ulteriori cose che vogliamo fare. Questa è un po' l'impostazione che da Freud il tema del sogno. Quindi, una grande novità la psiche, negazione della profezia e radicamento del sogno nel desiderio soprattutto di qualcosa che ti è successa nel passato. Questo è grosso modo lo sviluppo, diciamo, della teoria del sogno. Ripeto, in mezz'ora non potevo dire di più, ho detto anche troppo forse. E per darvi grosso modo le idee di come possono
Sigmund Freud, Dunque, invece, fatta questa piccola premessa di natura storica, mi sarebbe piaciuto leggere con voi un articolo intero della Summa Teologica di San Tommaso. Lo possiamo leggere io documento. Perché lo volevo leggere con voi? Perché così avevate anche voi la unica esperienza di poter aver letto qualcosa di San Tommaso qui, mi sapete. No, perché si vede bene, leggendo il testo assieme, come lavorano. Provata? Volevo una cosa tipo la tazza, allora, venendo a San Tommaso, io vi volevo leggere e commentare quello che è un articolo. Che cos'è un articolo? È una piccolissima parte di una grande opera che è la Summa Teologica che ha scritto Tommaso d'Aquino alla fine del XIII secolo. La Summa Teologica è la sua, diciamo, sicuramente opera più celebre, che potete trovare, tanto per darvi un'idea, nelle edizioni dei Domenicani, una cinquantina di volumi, quindi stiamo parlando di una cosa infinita, indominabile. La Summa Teologica è divisa in parti, in particolare in quattro parti, la prima, la seconda e la terza. Ogni parte è divisa in questioni, ogni questione è divisa in articoli. Qua siamo all'interno della questione in cui Tommaso si interroga sul valore in generale della profezia, cioè che cos'è la profezia. All'interno della questione che cos'è la profezia, c'è anche un articolo dedicato al fatto se si possa avere profezia nei sogni. Quindi quel tema non è tanto il sogno, è la profezia, e qua si interroga se nel sogno ci può essere profezia. Ecco, gli articoli iniziano in questo modo, iniziano con la posizione del problema. Di solito c'è la domanda se A e B. L'articolo dice qual è il problema che c'è? A e B, in questo caso il problema è illecita la divinazione dei sogni? Cioè, quindi il fatto che uno sogna e dai sogni faccia delle profezie è una cosa lecita o no? Questo è il problema che muove all'interno dell'articolo Tommaso d'Aquino. Quindi il problema è se la divinazione è illecita o è lecita o no, o è lecita, illecita o non è lecita. Come svolgono i problemi medievali? Tommaso non è un'eccezione, di solito i medievali lavorano così. Una volta posto il problema, iniziano quello che si chiama parte dialettica, nel senso che vengono portate le opinioni a sostegno o a detrimento di questa tesi qua. Cioè c'è qualcuno che dice che è lecita e c'è qualcuno che dice che è lecita. E questa è la parte appunto in cui vengono narrate le opinioni. Dopo le leggiamo. Dopo al centro c'è la soluzione di Tommaso, dice, una volta che vi ho detto, vi ho riportato alcune opinioni per cui dicono che è lecita, un'altra che dicono che è lecita, adesso vi dico io quella che secondo me è la soluzione del problema. Al termine dell'articolo c'è poi la risposta alle opinioni citate all'inizio. Quindi è molto bello come svolgimento, no? Dei tempi molto interattivo. Molto? Interattivo. In questo caso si può finire perché non c'erano questi interattivi. Comunque, diciamo, molto organico, molto anche. Non dico democratico perché è sbagliato, però dice chi la pensa in un modo, chi in un altro, la sua opinione, poi dice quello che è sbagliato. Claudio, scusa, posso chiederti una cosa? Perché sono proprio. Ah, sono stato male, puoi chiedere tutto qua. No, è sul significato. In questo contesto, lecito e illecito, che significato assume? Ah, poi è il significato morale. Ah. Cioè, diciamo, è peccato o non è peccato? Adesso non è proprio così forte, ma quasi. Però
perché poi c'è un contesto di legalità. Sì, no. Sì, no, qua è proprio di morale, ecco. Quindi se non dice peccato o meno, però se è lecito è la stessa cosa. Okay? Okay. Allora, proviamo a leggerla insieme. Allora, tu leggi la parte italiana, c'è anche la parte in latina, perché è un latino molto facile quello del Tommaso. Molto facile quello che non si vuole addirittura, ve lo lasciate. Quindi il problema qual è? Se la divinazione è fondata sui sogni, si è illecita. Dice, sembra, parte dialettica, che la divinazione fondata sui sogni non sia illecita, quindi sia lecita. Infatti, servirsi dell'insegnamento di Dio non può essere illecito. Ora, nel sogno, gli uomini sono istruiti da Dio, poiché sta scritto, per mezzo del sogno, nella visione notturna, quando il stupore si riversa sugli uomini ed essi dormono nel giaciglio, allora egli, Dio, apre le orecchie degli uomini e li erudisce istruendoli nella disciplina. Perciò servirsi della divinazione che si fonda sui sogni non è cosa illecita. Quindi qua chiaramente riporta l'opinione della Sacra Scrittura che ho citato prima, in cui si dice che la divinazione nei sogni è cosa lecita perché è Dio che la manda. Poi, altra opinione che a sostegno del fatto che i sogni non siano illeciti, quindi siano leciti. Chi interpreta i sogni si serve propriamente della divinazione onirica. Ma nella scrittura, ve l'ho detto prima, si legge che alcuni santi personaggi hanno interpretato i sogni. Giuseppe, ad esempio, spiegò i sogni del cocchiere e del panettiere di Faraone, nonché i sogni dello stesso Faraone. Daniele poi spiegò il sogno del re di Babilonia, dunque la divinazione basata sui sogni non è illecita. Terza opinione, quindi c'è scritto nella scrittura che Dio manda le rivelazioni dei sogni, ci sono dei santi che divinano interpretando i sogni, quindi è una cosa lecita. È irragionevole negare quello che comunemente è sperimentato dagli uomini. Ma tutti sperimentano che i sogni hanno un riferimento a cose future, dunque vanno a negare che i sogni hanno un valore divinatorio e quindi è lecito attendere ad essi. Sono opinioni queste qua, attenzione, non è che sono. Qua Tommaso dice le opinioni, questa è l'opinione comune, l'aveva detto anche Aristotele, no? La gente comune dice che si divina, e quindi si divina. Che valore ha? È un'opinione. Non è la verità, non è mio, neanche la Sacra Scrittura di lì era la verità, infatti vedete che non è così. Sono le cose, l'opinione, esatto, la parte dell'etica, no? Però riporta Tommaso quelli che dicono sì, non è illecito, no? Dice Dio, lo fa Giuseppe e lo dicono tutti. Poi dopo c'è l'opinione in contrario. Dice in contrario, nel Deuteronomio si legge, non si trovi in te chi attenda ai sogni. Nel Deuteronomio è negato, c'è un'affermazione che nega che tu possa divinare. Quindi, è un'opinione anche questa? È un'opinione. Questa è la parte dialettica. Cioè, Tommaso riporta le opinioni pro e contro, no? Come nella storia, un talk show, che in realtà non è così nei talk show, perché c'è un gran casino di vasta, però non è che ci sono, sarebbe bello che ci fosse un talk show in cui uno dice la tesi A, la tesi B, poi l'ascoltatore decide quale delle due, no? Ecco, questo è analogico il suo sogno. È impossibile. Un sogno impossibile. Ok? Poi dopo, quando Tommaso inizia dicendo che rispondo, ecco, c'è quella che secondo lui è la soluzione della questione. Quindi vi ho citato chi dice A, vi ho citato chi dice B, secondo me, io la penso così. E qua cercherò di andare abbastanza in fretta e rispondo. Dice Tommaso, come abbiamo già notato, la divinazione fondata su false opinioni è superstiziosa, come abbiamo già notato prima, non vi ho riportato. Come abbiamo già notato, la divinazione fondata su false opinioni è superstiziosa e illecita. Perciò bisogna considerare quello che c'è di vero nella previsione del futuro mediante i sogni. Ebbene, talora i sogni sono causa degli eventi futuri.
quando uno, ad esempio, preoccupato di quello che ha visto nel sogno, si lascia indurre a fare o a evitare una cosa. Quindi, faccio un esempio stupido, no? Sogno. Nel sogno mio padre e mia nonna che mi disse vai a giocare il numero 25 all'8, io vado a giocare il numero 25 all'8, no? In questo caso il sogno è causa degli eventi futuri. Mi appare una cosa in sogno e il giorno dopo la faccio. Non è che sia vero, cioè è il contrario, no? Il sogno ha causato il fatto, non è stata una profezia quella, no? Ma è stato il fatto che io ho avuto dal sogno una cosa che mi ha fatto causare un evento futuro. Questo non interessa in senso stretto la divinazione dei sogni, perché la divinazione dei sogni ci dice quello che accade. Infatti dice Tommaso, invece altre volte, e questa è la cosa che ci interessa a noi, essi sono indizi di eventi futuri. Quindi nel sogno ci possono essere indizi di eventi futuri, perché risalgono a una causa comune, ai sogni e agli eventi futuri. Questi sono sogni, indizi di eventi futuri, sono quelli che mi interessano adesso. Su questi devo capire qual è la causa e dire se è lesto o meno divinale. Ok? Qua c'è anche una tabella, se voi dopo la volete avere di fianco, in cui ho cercato di spiegare bene quello che dice Tommaso. Quindi, in base a questo si fanno dei sogni, molte previsioni sul futuro. Cioè, se c'è un sogno che è indizio di eventi futuri, uno può fare delle previsioni. E questo è il punto che mi interessa. Quindi bisogna considerare quale sia la causa dei sogni, se possa essere causa degli eventi futuri, oppure se da questa si possa ricavare la conoscenza di essi. Quindi andiamo a vedere qual è la causa dei sogni, per capire quale può essere una possibile soluzione del problema. Si deve dunque ricordare che la causa dei sogni può essere interna ed esterna. Ecco, Tommaso dice, ci sono alcuni sogni che sono indizi, vediamo quali sono le cause sono di due tipi, interne ed esterne. Non è una tabella. Quella interna poi è di due specie. L'una di ordine psicologico e sta nel fatto che nella fantasia del dormiente si riproducono le fantasie relative alle cose di cui si era occupato a lungo il suo pensiero e il suo sentimento durante la vita. Dunque, le cause dei sogni sono interne ed esterne. Le cause interne sono, qua dice, di natura psicologica, spirituale, insomma, spirituale, intendete la psicologica spirituale, ecco perché. Quando la mia fantasia, durante il giorno, ho avuto un alterco con un mio amico e durante la notte il sogno di avere, che ho litigato col mio amico oppure che mi sono riappacificato col mio amico, no? Quindi in questo caso, cioè, adesso ho fatto un esempio io, la posso fare. Sì, sì, è un po' la stessa cosa, giustamente, da questo punto di vista. Qua il sogno è causato da una causa interna, eventi quotidiani che incidono su quello che ci accade nel sogno. E questo, origine e causa dei sogni, non può essere causa degli eventi futuri, ma è logico, no? Se io sogno una cosa la cui causa è il fatto di un evento quotidiano, qua c'è la donna Freud, no? Quella ragione. Se nel sogno perché di giorno ho litigato con un mio amico e di notte sogno in litigio con un mio amico oppure che mi rapacifico con il mio amico, se questa è la causa del sogno è evidente che non ci può essere profezia, perché la causa è quella che mi è successo durante il giorno, non è quello che mi è successo, non è qualcosa di più elevato. Questo è banale, no? Infatti dice, no, qua se la causa del sogno è questa, non è assolutamente solo indizio del futuro e quindi non si può neanche divinare niente. Perciò tali sogni sono del tutto accidentali rispetto al futuro. E se talora c'è una coincidenza, essa è del tutto casuale. Cioè, se io nel sogno ho litigato con un mio amico, mi sogno di notte che mi sono riappacificato, e la causa di questo sogno di riappacificazione è quello che mi è accaduto durante il giorno, e il giorno dopo mi riappacifico, è un caso. Non c'è un nesso causale, è un caso.
dopo si chiarifica sugli altri tipi di causa. Dice, l'altra causa interna dei sogni è di origine fisiologica. Infatti, dall'interna disposizione del corpo nascono nella fantasia delle disposizioni corrispondenti. Un uomo, per esempio, nel quale predominano gli umori premi, nel sogno immagina di essere nell'acqua o nella neve. Per questo i medici raccomandano di badare ai sogni per conoscere le disposizioni interne. Dunque, facciamo un esempio, se sono ammalato, faccio dei brutti sogni. Se sono ammalato, magari vado a letto sano, no? Però di notte faccio dei brutti sogni e la causa è il fatto che ho la febbre, no? Oppure mi sta venendo la febbre, sto male. Questa è una causa completamente diversa da quella del fatto che ho litigato con il mio amico durante il giorno. Vi anticipo già che in questi casi è lecita la divinazione. Ma cosa vuol dire quella divinazione? È semplice il discorso. Qua c'è una causa interna che ha un nesso col sogno e poi in qualche modo anticipare un evento futuro. Se io di notte sogno male perché mi sto ammalando, quello è un indizio del futuro, nel senso che dopo il pomeriggio del giorno dopo c'ho la febbre. Tu dal sogno puoi prevedere il futuro. Non c'è mica niente, qua non c'è Giuseppe che va da Roma, no? Qua è una cosa proprio di natura fisiologica. Infatti anche in Aristotele, questa lo diceva anche Aristotele, in questo caso è divinazione, cioè è una cosa buffa, però se io sogno male perché sono stato male, allora posso prevedere che mi venga la febbre il giorno dopo. Qua in realtà tuo papà sta già male. Sto cominciando a stare male. Ecco, posso, non ho la febbre, sto cominciando a stare male, posso prevedere che mi verrà la febbre a 39. Mi sta venendo l'influenza. Mi alzo al mattino, mi rendo conto che questo sogno brutto che ho fatto è dovuto al fatto che sono ammalato, posso prevedere che mi verrà la febbre a 39 al pomeriggio. Hai capito? È una previsione, ma dal sogno prevede il futuro. Cioè, vede il sogno come sintomo. Vede il sogno come sintomo, esattamente, di un qualcosa che accadrà. Un sintomo di ciò che accadrà. Esatto. E qua si possono fare previsioni che sono di natura più medica che ne so, oniriche in senso stretto. Poi dice, oltre a queste due cause interne, quindi se la causa interna è di natura spirituale non c'è divinazione possibile, se la causa interna è di natura corporale state attenti perché potete prevedere qualcosa su quello che vi accadrà dal punto di vista medico. Questo quello dice dopo. Dice anche la causa esterna dei sogni è di due specie. Quindi causa esterna, corporale e spirituale. Quindi adesso ci sono i sogni causati da un qualcosa di esterno al nostro corpo. Corporale in quanto l'immaginazione del dormiente viene alterata o dall'aria circostante o dall'influsso dei corpi celesti, in modo che in lui appariscano delle fantasie conformi alle disposizioni di codesti corpi. Cosa dice? Faccio un altro esempio che fa Aristotele in questo caso qua. Se io di notte mi sogno che piove e la causa di questo sogno è dovuta al tasso, alto tasso di umidità che c'è nell'aria, quindi c'è l'aria molto umida, questa è, mentre dormo i sensi la percepiscono in qualche modo, inconsciamente, però la percepiscono e agiscono sulla fantasia. Quindi ci sono degli, si potete pensare che il Medioevo non è che il mio occhio, no? C'era l'aria che era un qualcosa che permeava anche i corpi, quindi molta umidità nell'aria, i sensi, o col naso, con la bocca, in qualche modo la percepiscono, mi entra umidità nel corpo, mi sollecita la fantasia e sogno che c'è un umbraggio. Bene, in questi casi c'è un nesso causale tra quello che potrebbe succedere in futuro, un temporale, e il sogno. La causa esterna è l'umido. Sogno che piove, mi alzo al mattino e dico, ma guarda, ho sognato che piove. Può essere che sia dovuto al tasso di umidità dell'aria, lo vado a misurare, lo è, posso prevedere che al pomeriggio viene un temporale in base al sogno che ho fatto. Poi, non c'è niente di mistico qua, non so se notate, non c'è niente di mistico, cioè qualcosa di medico e un qualcosa di fisico.
qualcosa di mistico c'è nell'ultimo caso, che è quello che dice adesso Tommaso. Invece la causa spirituale, i sogni possono avere anche una causa non corporale, cioè un'utilità, ma spirituale. La causa spirituale talora proviene da Dio, il quale rivela alcune cose agli uomini nel sogno. Per il ministero degli angeli, secondo le parole della scrittura, se vi sarà di voi un profeta del Signore, io gli apparirò in visione e gli parlerò in sogno. Al contrario, talora proviene dall'intervento dei demoni, l'apparizione di certe fantasie nei dormienti, mediante le quali in certi casi rivelano il futuro a coloro che hanno con essi dei patti o commerci letti. Dice, c'è un'altra causa esterna ai sogni che è di natura spirituale e può essere o Dio o i demoni. Ok? Io faccio un sogno, non è perché sono malato, non è perché c'è unto, non è perché ho avuto una terra con un mio amico, è perché me l'ha rivelato o Dio o i demoni, dice Tommaso. Perciò, conclusione, e adesso dopo concluso, dobbiamo concludere che se uno si serve dei sogni per prevedere il futuro, in quanto i sogni derivano da una rivelazione divina, oppure da cause naturali intrinseche ed estrinseche, nei limiti cui essi si possono estendere, allora la divinazione o predizione non è illecita. Cioè, se i sogni derivano o da Dio, o dalla natura, o dalla sensazione, la predizione del futuro non è illecita. Ma se codesta divinazione è causata da rivelazioni fatte dai demoni, con i quali si hanno fatto dei patti espliciti, perché invocati e quant'altro, la divinazione si estende oltre i limiti cui può estendersi ed è illecita e superstiziosa. Quindi, alla fine del discorso, che vi ho cercato di riassumere in questa tabella qua, Tommaso ti dice: ci sono i sogni con causa interna ed esterna, corporale e spirituale. È lecito? È possibile divinare quando le cause sono interne, ad esempio mi sto malando, quando sono esterne, ad esempio c'è umidità nell'aria, o quando sono soprannaturali. È possibile divinare? È possibile farlo? È lecito divinare? Sempre meno quando il sogno sia causato da dei demoni. Questo è il discorso che fa Tommaso, che vedete riesce a tenere insieme un approccio in qualche modo aristotelico, molto fisiologico secondo me, e un approccio cristiano e scritturistico molto teologico. Quindi sembra che riesca a tenere insieme entrambe le due correnti.